Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su... Ma che capelli c'ho? Benvenuti in questo nuovo video sul secondo canale. Oggi la domanda me la fa Lorenzo Di Palma. Ciao Lorenzo Di Palma. C'era una mia professoressa che si chiamava Di Palma e mi metteva sempre sì, ai temi sotto il 7. Perché? Facevano schifo. Poi ho cambiato professoressa e avevo tutti 8 e 9, eh. Però vabbè, può capitare ovviamente valore di giudizio. Comunque, torniamo a noi. Lorenzo Di Palma mi fa questa domanda. Mi chiede, ti piacciono i film horror? Allora... Io ti saluto, ciao Lorenzo e ti ringrazio. Grazie Lorenzo, ti saluto e ti ringrazio. Forza Roma, basta Lazio, oggi sto svagheggiando. Allora, sì, mi piacciono molto, specialmente Saw, e lo vedrai da qua. Vedi, c'è il. Vedi, lo vedi, oh, lo vedi, cioè, Lorenzo, lo vedi, ecco. Vabbè, a parte prima di dire una cosa, ragazzi, scrivete qua sotto un commento se volete che in un prossimo video vi saluti e vi ringrazi come ho fatto con Lorenzo. Io risponderò ad una vostra domanda. Allora, ovviamente scrivete una domanda qua sotto. A me piacciono molto, mi piace molto Saw, ma c'è una cosa che vi devo raccontare. Io li odiavo, ragazzi, li odiavo. Perché? Perché da molto piccolo mia sorella aveva una paura inaudita dei film horror. Proprio una paura inaudita, cioè proprio che se fosse passato, e non sto scherzando, un trailer di un film horror in TV, lei si sarebbe girata dall'altra parte, avrebbe cominciato a urlare fortissimo per non vedere, sentire, sognare quindi nella notte, quindi non dormire un film horror. Era terrorizzata. Ora, che succedeva però? Che visto che io avevo una paura tranquilla, perché ovviamente da piccolo quasi tutti hanno paura dei film horror, no? Da piccolino, mia sorella c'ha 6 anni più di me. All'epoca ce n'aveva 12, io ce n'avevo 6, ce n'aveva 11, ce n'avevo 5. Quindi lei era terrorizzata. Quindi la mia paura discreta, la mia paura normale, passava quasi come un a lui non gli fanno paura. Quindi me li guardavo tutti io, cioè nel senso passava un trailer e mia sorella, guarda prima tu se è horror e poi dimmi. Io me li guardavo lì terrorizzato, le lacrime all'occhio, dicevo, non è horror, tranquillo, grazie, tu sì che sei horror. Quindi io mi sono proprio, mi si è bloccata la crescita per guardare questi film horror di merda. E c'avevo a 14, sono arrivato a 14 anni, che io ero terrorizzato perché vedevo sempre questi film horror di merda. E avevo paura, cioè raga, da piccolo c'hai paura. Poi ci stanno i casi, fratello, da ragazza mia si è visto... Che si è visto? Si è visto. Non mi ricordo che si è visto un film, uno dei peggiori film horror della storia, tipo a 4 anni, a 5 anni, quindi pensate voi. Però, che succede però? Che Viola mi fa vedere un horror, mi fa vedere Saw, mi fa vedere Saw e lo amo, e lo amo. Allora dico, voglio vedere il 2 e vedo il 2, allora dico, voglio vedere il 3 e vedo il 3, allora dico, voglio vedere il 4. Ah, raga, mi sono innamorato. Il primo film in realtà che ho rivisto dopo tanto tempo horror, non l'ho visto tutto. È stato Freddy Krueger. Freddy Krueger, Freddy Krueger, come si dice? Freddy Krueger, che praticamente parla di un cattivone che attacca le persone nel sonno. Ora, è molto bello, ho visto solo l'uno, c'è cioè anche il due, lo vedrò prima o poi. Però che succede? Che io grazie a questo film, che poi ho visto a spezzoni perché lei lo voleva vedere, io non volevo vederlo, eravamo a casa, ho detto io non lo guardo, mi metto a scrivere i video, tu guardalo. E io mi sono appassionato, ho detto mazza, ma perché poi ovviamente quando tu tipo ti impunti perché dici io ormai mi sono fissato che i film horror mi fanno paura, tu ti fai un'idea non del film horror, ma la paura te la fai sulla paura stessa, cioè tu c'hai proprio una barriera intorno a questo genere che per te è inavvicinabile. Appena ti avvicini ti fa paura solamente l'idea, quindi ti fa più paura l'idea che il genere stesso, più che l'horror stesso. Ed effettivamente era stato così, perché ho detto, mazza, non è che mi faccia tutta sta paura effettivamente. Quindi mi ha detto, ma infatti non fanno così paura, proviamo a vedere Saw. E io no, dai, ma che stai scherzando? Ho visto Saw, bellissimo, Saw 2, bellissimo. Da quel momento ne ho visti veramente tanti e sono contento e mi piacciono molto. Io Saw li devo finire, non li ho visti tutti, però ne ho visti tanti e spero di finirlo molto molto presto. Ora è uno dei generi che preferisco. Io guardo per lo più serie TV, di film ne guardo pochi, però quando guardo un film, a meno che non voglia fare due cazzate e quindi mi guardo una commedia per ridere, mi piace vedere magari giusto film horror e film di tipo gialli, diciamo. Difficilmente, tipo a me personalmente purtroppo i film fantasy o i film di fantascienza o i film di... Vabbè, diciamo fantasy o di fantascienza, o
o anche dei supereroi, che comunque è un genere a parte, non mi fanno impazzire. Ci ho provato, ne ho comprati, cioè ne ho visti tanti, alcuni ne ho comprati, di supereroi, ho comprato anche una collana di supereroi, mio padre me li comprava perché era convinto che mi piacessero e effettivamente mi piacevano all'inizio, però poi piano piano mi sono andati sempre più a scendere e mi dispiace, però devo dire che ad oggi il genere horror è uno di quelli che preferisco. Fatemi sapere come sempre, un commento qui sotto che cosa ne pensate, come sempre vi ringrazio per la visione, se vi lasciate un mi piace, in caso contrario potete lasciare tranquillamente un dislike. Mi raccomando, chi vedeva il canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento, una nuova domanda qua sotto, buon shalalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo, indovinate un po', video!